Voci da Sanremo, in collaborazione con Switch On. Siamo con il maestro Fiazzanotti, anche quest'anno a Sanremo, a cogliere e captare quelle che sono le novità in ambito musicale, ma soprattutto radiofonico, perché l'orecchio radiofonico è una cosa importantissima. Certo, certo. Per cui vogliamo capire, secondo lei, quali sono le potenzialità, ad esempio, dei brani dei giovani in gara. Ma a onor del vero nulla ho sentito, quindi non vi posso assolutamente aiutare su questo versante. Diciamo che ogni volta che vengo qui a Sanremo, respiro un'aria meravigliosa. Sono molto positivo nel pensare, nello sperare che ci sia qualcuno di nuovo veramente importante, e credo ci sarà, perché qualcuno già conosco, quindi diciamo sono positivo, ecco, sono positivo, spero davvero che ci possa essere tra i giovani qualcuno delle nuove leve per portare veramente al grande successo. Da anni lei segue il Festival di Sanremo da molto vicino. Cosa possiamo provare a fare, diciamo, un quadro generico di quello che è l'andazzo del festival? Ma guarda, il senso è questo. Io appena finisce un festival penso già all'altro. Penso che occorrano delle grandi canzoni, dei grandi prodotti. Così è successo quest'anno, perché io ho scritto il pezzo di Lara Fabian e è venuto fuori in 5 minuti, ma l'ho finito in 8 mesi di lavoro. Quindi tu pensa, a volte nascono di getto, poi invece per plasmare nel migliore dei modi, come deve essere, da musica a testo a produzione, ecco che passa il tempo, perché magari non ti piace più quello che hai fatto il giorno prima, quello che hai fatto il giorno dopo lo risenti e poi vai a cambiare magari ciò che non ti piace. Quando ti piace ti fermi sperando che piaccia anche agli altri. Tra l'altro una grandissima responsabilità quella di scrivere un pezzo per Lara Fabian, perché è una artista conosciuta a livello internazionale. Esatto. In Italia un po' meno, quindi sarà diciamo l'occasione per lanciarla col pubblico italiano. Esatto. Ma sai, è nato da sé il progetto. È nato un anno fa esatto, ero a Royal, mi hanno premiato per il premio dietro le quinte, e il manager Pasquale Mammaro dice: ma avresti mica un pezzo per Lara Fabian? Ci ho pensato un attimo, ho detto sì, ce l'ho. L'abbiamo ascoltato il giorno dopo in studio da me, gli è piaciuto molto, siamo andati a Bruxelles, è piaciuto molto anche a lei, ed eccoci qua. Ci fa un saluto per il circuito nazionale delle 100 radio? Allora, per il circuito nazionale delle 100 radio vi auguro un ottimo ascolto, sperando che stiate bene. Viva l'Italia! Ciao! Era Fiazzanotti ai microfoni del circuito.